Posso parlarci? Parlate, parlate, così si distrae un poco. Stanno per tirarla fuori, come si sente? Come lo strunzo. Pare che sta bene allora. Pare. Siamo la televisione. Ah, la televisione, buono. Peccato, perché per 20 minuti avremmo potuto fare la diretta con il telegiornale. Comunque, non si preoccupi, massimo 5 minuti, arriva l'ambulanza e la porta in ospedale. Tutto bene? Che fretta ci sta, 20 minuti, mezz'ora, quello è tempo suo. Tanto io qua sto, chi si muove? Ecco, proprio in questo momento i soccorritori stanno tirando fuori una delle vittime del crollo, che pare sia miracolosamente illesa. Solo una serie di coincidenze fortunate ci consentirà di intervistarlo in diretta. Ecco, siamo in collegamento proprio davanti al palazzo crollato. Ecco il sopravvissuto, al quale chiediamo subito che cosa ha provato. Una mazzata terribile. Qua in capa, si vede? Si sente? Sì, sì, si vede, si vede. Perché io, abitando al primo piano, tutta la scala, tutti gli appartamenti sono finiti dentro alla casa mia. La grande ammazzata, guarda. Ecco, sotto le macerie. Sperava di salvarsi? Sempre, ho sempre sperato. Ma questo da prima del crollo, perché a noi la speranza non ci ha mai abbandonato. Ecco, qui intorno la gente sta rumoreggiando, stanno protestando perché ci sono stati dei crolli in continuo. Questo è il suo primo crollo? Come crollo completo? Sì, completo. Come crollo completo, sì. Poi questi anni abbiamo avuto le cosarelle, la lesione, il crollo parziale, ma come crollo completo è la prima volta. Allora, signor Antonio. Gennaro. Noi siamo qua per testimoniare la nostra solidarietà, per dimostrarle concretamente quanto le stiamo vicini. Auguri per la sua casa, va bene? Ecco, da Napoli, dalla zona del crollo è tutto. Dovrebbe telefonare tra poco. Posso andare un attimo al bagno? Ma già è finito? Maronna mia, mi sento male. C'è il Peppino!